Sono i malati di SLA, sclerosi laterale amiotrofica, a protestare davanti al Ministero delle Finanze per chiedere la copertura dei livelli essenziali di assistenza. Ma questa è una giornata anche per dire no, come da tanto tempo fa la CGIL, ai tagli in finanziaria sui fondi per il diritto al lavoro dei disabili e all'azzeramento per il 2011 del fondo per la non autosufficienza. Una manifestazione, quella di oggi, organizzata dalla Onlus Viva la Vita, a cui il sindacato ha dato la sua piena adesione. Intanto perché la CGIL ha un rapporto con tutte le associazioni di rappresentanza della disabilità, direi quasi quotidiano, perché condividiamo gli obiettivi, le lotte e le rivendicazioni che caratterizzano le nostre sofferenze nel quotidiano. Oggi siamo qui con Salvatore Usala, che è un leader del movimento della SLA, per rivendicare con lui la dignità e le autonomie per le persone disabili gravissime. Questo significa che sono persone non autosufficienti e che hanno bisogno di un'assistenza 24 ore su 24, ma questo non significa che debbano essere privati dei loro diritti, della loro dignità, delle cure, dell'amore, della vita che ogni persona, che ogni essere umano può ambire, sognare e cercare di realizzare. Ecco perché noi siamo qui, perché non è possibile che in un momento in cui si trovano i soldi per salvare le banche, già di per sé ricche, non si trovano i soldi per aiutare le persone che invece hanno bisogno di fondi, di risorse per garantirsi un minimo di vita decente.